Valentina, benvenuti in questo nuovo video. Oggi facciamo un altro focus on. Finalmente è uscito il primo volume della seconda, diciamo, serie che va a comporre la storia di Amami lo stesso, ideata da Aya Nakahara, in originale Dame na watashi ni koishite kudasai eru, in questo caso. Vi ho parlato sia del primo volume della serie precedente, quindi ve lo lascio a fianco a me nelle schede, che anche del J-drama che è stato tratto da questa serie manga, che trovate sempre a fianco a me nelle schede e sotto nel box delle informazioni. Sapete, se mi seguite sul canale da un po', o almeno dall'anno scorso, che è una serie che ho assolutamente amato sotto tutti i suoi punti di vista, per vari fattori che non andrò comunque a ripetermi, ma per chi, ecco, non dovesse seguirmi già da prima, sappiate che è una serie che comunque mi piace molto per la sua, diciamo, realtà nelle tematiche trattate, che non sono tematiche che si vedono spesso all'interno di manga, anche perché con questo titolo noi ci troviamo davanti a non un normalissimo shoujo, bensì davanti a un josei, quindi a una, diciamo, una serie che va a proporsi per un pubblico, in questo caso femminile, più adulto di un semplice manga per ragazze. Anche in questo caso, come avvenne per la prima serie, è edito in Italia dalla Planet Manga a un prezzo di 5,50€, il prezzo non è cambiato ed è attualmente in corso in Giappone per conto di Shueisha dal 2016 per un totale di 4 volumi. Proprio questo mese uscirà il secondo, sono davvero curiosissima di leggerlo e vi dico subito che questo primo volume l'ho amato alla follia e mi sono ritrovata di nuovo a fangirlare come una dodicenne, come avveniva con i volumi della serie precedente. Che cos'è sostanzialmente Amami lo stesso Harry? Non è nient'altro che appunto il continuo della storia che abbiamo iniziato a conoscere all'interno della prima serie di questo manga, e anche qui, come avviene là, vedremo la vita dei nostri due protagonisti, Shibata Michiko e Ayumu Kurosawa, che sono i protagonisti della nostra storia. Dopo la fine di Amami lo stesso, quindi dopo il decimo volume della serie primordiale, li vediamo di nuovo alle prese con quella che è la loro vita, la loro quotidianità, divisa fra dolcezze e ovviamente i soliti battibecchi che a noi piacciono sempre. Io li adoro quando battibeccano. Ovviamente la storia non è incentrata solamente su loro, perché all'interno di questo volume, oltre a fare nuove conoscenze, in particolare conosceremo un nuovo personaggio, almeno all'interno di questo primo volume ne conosceremo uno, poi non so se andando avanti ne incontreremo anche di altri, e ovviamente ritroveremo anche tutti o quasi i personaggi che abbiamo conosciuto e amato all'interno della prima serie, che ci daranno anche delle belle e liete notizie che appena ho letto non mi aspettavo. Ho iniziato a urlare davvero come una povera demente, perché sono davvero felice per il loro futuro. A differenza della prima serie, ovviamente qua le tematiche sono molto più frivole per quanto riguarda, insomma, quelle che erano secondo me le tematiche principali che andavano a caratterizzare e a farsi riconoscere questa serie nella prima stagione, ecco, della storia. All'interno vediamo sempre comunque quelle che sono le problematiche riguardanti il mondo più degli adulti rispetto a quelle di un giovane adolescente o ragazzino che troviamo all'interno degli shoujo prettamente scolastici, però quelle che sono, diciamo, le problematiche dedicate al di età, il fattore del posto di lavoro, la società e tutto, all'interno di questo primo volume almeno viene davvero molto lasciato in disparte, perché sono quelle cose che, arrivati a fine di Amami lo stesso, hanno avuto in un modo o nell'altro una qualche conclusione, a dir poco, chiamala fra virgolette, da happy ending felice, quella che comunque tutti noi trentenni speriamo di trovare una volta arrivati ad avere un qualche obiettivo della vita ed essere in qualche modo riusciti a raggiungerlo, ed è quello che alla fine era successo in Amami lo stesso. Quindi sotto forse questo punto di vista non era prettamente necessaria questa seconda serie di Amami lo stesso, ma a parte questo io non posso comunque non essere assolutamente felice, perché comunque io ci fangirlo come non mai con questa storia. È uno dei manga che mi sta piacendo di più e che leggo davvero con molta più costanza e passione negli ultimi anni, quindi sono comunque, nonostante, ecco, il suo non essere prettamente necessario come seguito, contenta che esista e che la Planet l'abbia portato comunque con così poco distanza di tempo rispetto alla fine della prima serie, anche se comunque siamo ormai già quasi alla pari col Giappone, perché una volta arrivati al quarto volume campa a cavallo quando poi vedremo il quinto. Tratto è sempre quello della nostra amata Aya Nakahara, non si smentisce mai, poi vabbè, io adoro e amo follemente, come ho detto, sia i personaggi che i disegni che la storia in generale, quindi insomma non vedo davvero l'ora di avere in mano il secondo volume
volume per continuare a leggerla. Nel mentre sappiate che mi sono ridata al rewatch per la milionesima volta del J-drama, perché una volta arrivata alla fine di questo volume ne sentivo assolutamente la necessità. Ok ragazzi, il video è terminato. Fatemi sapere qua sotto se anche voi state seguendo questa seconda serie di Amami lo stesso, se vi è piaciuto questo primo volume, se avete letto la prima serie, che cosa ne pensate, e anche se siete andati a cercarvi e a vedervi il J-drama. Come sempre a fianco a me vi lascio gli ultimi video usciti e il bottoncino per iscrivervi nel caso non vogliate perdervi i prossimi video. Qua sotto nelle informazioni tutti i link utili, sia ad Amazon per quanto riguarda il volume per qualche informazione in più, che anche tutti quanti quelli che sono i miei social. Noi in generale ci vediamo al prossimo video, vi mando un bacione grandissimo e alla prossima, ciao!